devo dirvi che vedo proprio una polarizzazione, uno scostamento così netto tra due immagini della politica che fanno a pugni tra di loro. L'immagine che ci arriva dai potenti, che ci arriva dalla maggioranza di governo, che ci arriva da Palazzo Chigi, che ci arriva da Montecitorio. Ci daranno ragione. E invece l'immagine della politica che ho alle mie spalle. Ho visto le immagini, perché non ho potuto partecipare, di quella cosa che voi avete chiamato, in tutta la Puglia, sono oltre, credo che siamo arrivati a quota 130 di fabbriche, quello che voi avete chiamato, perché i giovani parlano, a differenza di Palese, tante lingue, guerriglia gardening. E quando mi hanno detto facciamo un'azione di guerriglia gardening, io ho detto ma siete matti, mi sono spaventato. E invece è un'azione di civismo. In ogni paese, in ogni città ci sono molti angoli di degrado, aiuole abbandonate, sporche, trasformate in piccole discariche urbane, e i nostri ragazzi organizzano un'azione molto semplice: andare lì, bonificare, pulire e piantare fiori, ritrasformarla in un pezzettino di città gradevole. Hai guadagnato un millimetro di bellezza laddove c'era tanta bruttezza, e guadagnando un millimetro di bellezza provi a propagandare questa idea politica, che noi lottiamo per un mondo della bellezza, per un mondo della gentilezza, per un mondo della civiltà, per un mondo della buona educazione, per un mondo in cui i beni comuni non possano più essere privatizzati e mercificati, per un mondo in cui l'acqua rappresenta il principale diritto di tutti i cittadini, perché è il diritto alla vita, un mondo nel quale il cielo non è considerato una discarica in cui scaricare veleni e ogni sorta di rifiuti, in cui il mare non è una discarica né una piattaforma petrolifera, in cui la terra, il sottosuolo, non è una sequela infinita di discariche in cui seppellire ciò che resterà come veleno e camminerà come veleno fino alla falda, fino all'acqua, e quindi toccando anche il nostro ciclo alimentare. Ci insegnano con azioni semplici, le chiamano buone azioni, che la politica è riprenderci il controllo sulle nostre gente. Loro sono un giardino di entusiasmo. In questa Italia in cui la corruzione è diventata non più una malattia o una febbre, ma è diventato l'ordinario svolgimento della vita pubblica, loro rappresentano ossigeno, una boccata di pulizia e di trasparenza. La fabbrica di Nicchi è, dentro queste elezioni regionali, un punto che deve indurre tutto il centro-sinistra a riflettere. Noi non vinceremo contro il centrodestra soltanto perché il centrodestra a un certo punto si spappolerà, così come sta accadendo. Noi vinceremo se sapremo rimettere dentro alla politica un fiato, una passione, un orizzonte, un'idea di partecipazione, di coinvolgimento, appunto, un'idea di vita collettiva. E io per questo vi ringrazio, perché voi mi avete dato speranza a me. Voi avete dato speranza a me. E in giro per la Puglia e in giro per l'Italia si parla di queste fabbriche di Nicchi come di una novità assoluta. Tanta cattiva politica c'è in giro, un cinismo che è codificato in liturgie del potere che sono la separazione dalle domande della vita, la politica come codice criptato, la politica come palazzo, come autoreferenzialità. E poi invece c'è la politica come il palpito di un cuore giovanile che pensa di aver diritto a immaginare il proprio futuro. A loro bisogna fare un applauso, vi prego, a loro. Certo, il centrodestra sta vivendo dei giorni che fanno pensare agli ultimi giorni di Pompei. Siamo alla esibizione di ciò che era stato tenuto nascosto. In realtà il centrodestra è balcanizzato da molto tempo e vive una guerra civile interna, una guerra per bande, che è stata nascosta. Io la vedevo perché per mestiere devo leggere anche i giornali di destra, e leggendo ogni mattina, dopo che mi facevo il segno della croce, Libero e Il Giornale,
capivo quale fosse, diciamo così, l'attacco a Gianfranco Fini, lo scazzo interno, le vecchie cordate di potere, e quindi, però era stato tenuto tutto sotto traccia, era in qualche maniera sotto controllo, non era ancora, ci stiamo prestando, non era ancora pubblico, evidente. E invece è successo che per la formazione delle liste, per queste regionali, la guerra per bande è diventata esplicita, è diventata violenta, è diventata sanguinosa. Qual è il fatto che è accaduto per le liste? Che cos'è accaduto? È accaduto che sulle scale, lungo le scale della Corte d'Appello di Roma e di Milano, si sono scannati. Togli quel candidato, metti questo, togli quello, metti questo. La guerra per bande si è fatta particolarmente concentrata e ridicola sul tema delle candidature, e quelli quindi non si sono presentati rispettando le regole, con i timbri che bisognava mettere, con le firme autenticate e rispettando l'orario. Naturalmente un grande truffatore come il direttore del TG1 ricostruisce la versione menzognera di Berlusconi come se fosse la verità, ma voi lo dovete sapere. Dopo due settimane Berlusconi inventa la sua verità e il fido maggiordomo, il giornalista della vergogna, Augusto Menzolini, presenta, apre il TG1 facendo vedere persino le lancette dell'orologio come se quello che è stato raccontato fosse tutto vero. Sono dei truffatori patentati, e fortunatamente gli italiani hanno cominciato a vedere la patente della truffa che c'è dietro il berlusconismo. La loro storia sta finendo. Berlusconismo è una bestia ferita ed è morente. È pericolosa per questa ragione, perché come tutte le bestie ferite può aggredire, azzannare, dare colpi di coda, può fare molto male. Questa bestia ferita ha fatto molto male questi giorni. Ha fatto male su un diritto fondamentale, che è il diritto al lavoro. Quello che è accaduto l'altra sera alla Camera dei Deputati è una vergogna. Noi abbiamo una legge che conosciamo col nome di Statuto dei diritti dei lavoratori, che all'articolo 18 prescrive che in Italia non si può licenziare se non vi è una giusta causa. Solo con una giusta causa vi può essere licenziamento, e prescrive che c'è un giudice che può essere chiamato in causa per decidere se il licenziamento è stato giusto o ingiusto. Quel giudice, qualora il licenziamento è stato ingiusto, arbitrario, gratuito, ripristina il diritto al lavoro, ricolloca il lavoratore nella sua condizione precedente. Non più è finita questa storia. Il ministro Sacconi, il governo, il Parlamento hanno stracciato questa norma. Da oggi si potrà licenziare a piacimento. Il lavoratore dovrà cavarsela in una specie di negoziato privato col datore di lavoro, lo chiamano arbitrato, ma non avrà alcun giudice a garantire il proprio diritto. Guardate, sapete che vuol dire questo? Che la precarietà da oggi non è un problema dei precari. È un problema di tutti. Tutto il mondo del lavoro oggi danza il ballo della precarietà. Precari perché ogni giorno, anche se con un contratto a tempo indeterminato, vivi in un rapporto di solitudine e preghi il Signore che ti vada bene.